moneta unica, quindi dell'euro. E come vedi la situazione dell'Italia in questo contesto? Sei d'accordo con coloro che riconducono un po' la crisi europea italiana ai soli squilibri commerciali? O si deve risalire comunque qualche altra cosa? E quali sono, secondo te, le prospettive della moneta unica? Dunque, questa è una domanda, anzi un insieme di domande che ovviamente richiederebbe giornate. D'altronde su questo tipo di argomenti si trova molta roba mia, credo online. Quindi cercherò di dare una risposta proprio più per sigle, in cui non argomenterò nessuno degli snodi. Vorrei solo dire che cos'è il neomercantilismo? Cercare i profitti attraverso le esportazioni nette, poi reinvestire all'estero questi capitali. E un po' sta nel modello luxemburghese che ho definito prima. È uno dei modi anche di, i keynesiani direbbero, ottenere domanda. I marxisti kaleschiani direbbero procurarsi profitti lordi. La Germania è stata neomercantilista fin da subito la ricostruzione nel 1945, così come il Giappone. Chi l'ha voluto? Gli Stati Uniti. Ed era dentro un percorso da egemone, tra virgolette, benevolo, che costruiva attorno a questi due paesi l'area est asiatica e l'area europea. E ricordatevi che c'era l'Unione Sovietica e poi la Cina, quindi c'era anche un po' questo discorso che comunque la Germania era sotto tutela. Soltanto che negli anni 50, questa è la prima fase appunto del neomercantilismo tedesco, i surplus commerciali in Europa erano automaticamente riciclati, c'era un meccanismo di riciclaggio dei surplus che è svanito negli anni 60. Negli anni 60 la Germania difatti passa ad un modello per mantenere esattamente il proprio orientamento alle esportazioni e dunque un certo controllo del salario rispetto alla produttività, passa ad una politica di stop and go, così come fanno anche altri paesi, l'Inghilterra, l'Italia, cioè quando c'è il rischio che i salari e i prezzi crescono, si utilizzano le politiche keynesiane al contrario, per creare più disoccupazione nel mercato del lavoro, quando si ottiene il proprio risultato e si vuole correre un po' di più. Si passa alla fase del go a politiche più espansive. Il cambio di gioco è dopo il 71-73, quando crolla il sistema dei cambi fissi di Bretton Woods. La Germania cerca di mantenere il proprio orientamento e per questo ha bisogno di controllare un po' anche i competitori. Si costituisce una cosa che si chiama il serpente monetario, l'Italia ne farà parte per pochissimo, dopodiché esce e pratica una politica di svalutazione competitiva differenziata, svaluta rispetto al marco e si tiene agganciata al dollaro. Una fase che si doveva utilizzare per rinforzare la propria industria, la collocazione all'estero dell'industria, la propria competitività, è stata utilizzata solo per il recupero dei profitti. I problemi strutturali dell'Italia risalgono in realtà a quel decennio, anzi prima alla metà degli anni 60. È da allora che si inizia la storia che Galino chiama come che non la distruzione dell'Italia industriale, la scomparsa dell'Italia industriale. In realtà cominciamo a perdere i pezzi dell'industria. E alle vecchie industrie e alle vecchie grandi imprese non se ne sostituiscono altre. E appunto negli anni 70 la produzione competitiva non ci è servita per invertire questo processo. Semmai per creare un sistema di distretti o per valorizzare un sistema di distretti, il quale però ha sfruttato la svalutazione, ma quando non c'era la svalutazione ansimava.
La Germania però a questo punto, come dire, ha proseguito nella sua politica, ma ha cercato di tamponare anche il problema italiano. D'altronde la svalutazione competitiva si accompagnava ad un'inflazione dei prezzi e dei salari e a un inizio di crescita del disavanzo pubblico significativo. Quindi i governi italiani e la Banca Centrale Italiana hanno deciso una politica che è stata definita del legarsi le mani. Sono entrati nel sistema monetario europeo. In questo modo la Germania otteneva di limitare le svalutazioni italiane, cosa che è avvenuta nel 1985, fino al 1985. Dall'87 proprio le svalutazioni italiane non esistono più, stiamo fino al 92 in un sistema di cambi fissi, i prezzi in Italia crescono più dei prezzi in Germania, la Germania diviene sempre più competitiva con una politica di cosiddetta deflazione competitiva. E questo è il periodo in cui, come voi sapete meglio di me, l'Italia decide anche il divorzio tra tesoro e banca centrale nel 1980-81 e così via. Questa è la preistoria. La storia di ieri è dopo il 1989-91. Crolla il muro di Berlino, crolla l'Unione Sovietica, si firma il trattato di Maastricht. Il percorso verso la moneta unica è segnato. Il treno sembra partito. C'è dal 1988 c'è una commissione, la commissione Delors, la quale appunto stabilisce le regole del nuovo sistema ed è all'origine del trattato di Maastricht che viene firmato a dicembre, credo, del 91, tra dicembre del 91 e febbraio del 92. Bene, la mia idea è che il trattato di Maastricht viene firmato quando il viaggio verso la moneta unica è stato interrotto. Anzi, per mio conto, nel 1992 il viaggio verso la moneta unica era veramente terminato, era un progetto morto. Perché? Tra l'altro, se ascoltate alcuni interventi di Augusto Graziani del 93-94 trovate sostanzialmente lo stesso giudizio. La mia storia è questa: il progetto della moneta unica non è un progetto tedesco. La Germania ha sempre resistito, la resistenza ha assunto varie funzioni. La prima è stata quando mi è stato imposto dalla Francia, perché era un processo francese, la Banca Centrale Europea, si è detto rendiamolo il più vicino possibile, anzi da certi punti di vista più rigoroso ancora, della Bundesbank. La Francia, il progetto francese qual era? Questo: la Germania, grande macchina produttiva manifatturiera, noi siamo bravi quasi come loro, ma abbiamo la politica e la forza de frappe. C'era il muro di Berlino, ricordatevi, c'era la Germania in ambito politico, e magari attiriamo anche la terza gamba, la finanza inglese. La Thatcher, appunto perché hayekiana, non ci sta, hayekiana pura, non hayekiana alla Ising. I francesi pensavano che noi fossimo probabilmente ancora un popolo contadino, forse non erano così bravi come i tedeschi, adesso non mi sembrano tanto messi bene, certamente avevano una finanza che scommetteva su quel progetto. La Germania è costretta a dire di sì, perché dopo l'unificazione, dopo il crollo del muro vuole unificarsi, ma per unificarsi ha bisogno dell'assenso di altri e dunque, se ricordo bene, Giscard d'Estaing strappa a Kohl l'assenso al progetto. Le altre condizioni sono i famosi parametri. Dimostrateci che quegli spettaccioni degli italiani controllabili. Beh, però, insomma, dopodiché salta in aria il sistema monetario europeo. Cos'è un sistema monetario europeo in cui le oscillazioni di cambio possono arrivare a quel che si vuole, dove di fatto non solo l'Inghilterra ma anche l'Italia è fuori? Parentesi, l'uscita del 92-93 segna la distruzione finale del sindacato
italiano, la riacquisizione della moneta monetaria, chi è il sovrano e che cosa fa il sovrano? A questo punto la vera domanda per me diventa: com'è che l'araba fenice, che era morta, risorge dalle sue ceneri? Cosa che avviene tra il 96 e il 97. Prima i discorsi sulla moneta unica erano discorsi sul marco allargato, Germania e i suoi satelliti, perché in realtà quando parliamo di Germania dovremmo intendere. E la Germania, se poteva, guardava ad est, ma il suo andare ad est è stato tamponato perché gli americani sono arrivati in Russia, perché la guerra, le guerre in Jugoslavia sono state in qualche modo egemonizzate più dagli Stati Uniti, e francamente i tedeschi ci avevano i problemi in casa. Una lunga ristrutturazione sociale e poi anche produttiva che ha fruttato un decennio dopo. E allora com'è che si è risorti dalle ceneri? Beh, la ragione è molto semplice: si è risorti dalle ceneri perché sono arrivati gli IECI, cioè gli aiuti degli americani. Cioè, negli anni 70, negli anni 80, quali erano i modelli di capitalismo vincente? Giappone, Germania, persino il modello dei distretti italiani, c'è fior di letteratura. Nel 90-91 escono libri degli Stati Uniti, due rapporti dell'MIT, uno sulla produttività, l'altro sul settore dell'automobile, che dicono questo: dobbiamo imparare da loro. Qualche anno dopo, questa è preistoria. Il Giappone è nella stagnazione. La Germania c'è i suoi problemi e l'Europa non è che va tanto bene, gli Stati Uniti sono nel mezzo della new economy, perché globalizzazione e finanziarizzazione, questa leggenda, abbiamo visto che le cose andavano molto diversamente. Però gli Stati Uniti, grazie al meccanismo risparmiatore maniacale, consumatore indebitato, forniscono domanda al resto del mondo e quindi anche ai neomercantilismi. Non solo, si gestisce una caduta dei tassi di interesse, dunque uno sgonfiamento dei disavanzi di bilancio. I tassi di interesse si abbassano, come volevano i parametri, i tassi di inflazione si avvicinano, i disavanzi e il debito, i disavanzi si comprimono, con un po' di come dire, cosmetica ci stiamo, i debiti decrescono. Non è che l'Italia raggiunga il 60%, ma i debiti decrescono. Nel 1998 si tirano le somme di quali sono i paesi che rispettano i quattro parametri, c'è un solo paese che li rispetta tutti e quattro. Questo paese non si chiama Germania, si chiama Lussemburgo. Anche la Germania è fuori. Dal 96 in poi la Germania deve accettare la corsa verso la moneta unica che riparte e rifà lo stesso gioco di prima. Questa volta non sono i parametri, ma è il patto di stabilità. Vediamo se siete davvero così seri e a termine mi pareggiate i bilanci. Succede la stessa cosa di prima. Quando l'euro parte, poi il patto di stabilità viene infranto da due paesi che si chiamano Germania e Francia. Nessuno ha pagato, ovviamente. Tremonti non li ha fatti pagare, tenendosi il retropensiero anche abbastanza pronunciato del guardate che allora poi non venite da noi a romperci troppo le scatole. Io sono un critico della moneta unica d'ante guerra, si direbbe. Potrei citare scritti in cui dissi questa cosa. Nella seconda metà degli anni 90 io ero abbastanza convinto dell'idea che portava avanti Suzanne de Brunhoff e alcuni economisti francesi, ci vorrebbe un progetto non di moneta unica ma di moneta comune, sostanzialmente l'applicazione all'Europa del modello di Keynes 1944 di Bangor. Moneta comune è una moneta che è moneta delle banche centrali e non moneta circolante, in cui si tengono dei rapporti di cambio fissi, ma questi rapporti di cambio fissi sono aggiustabili e dunque si mantiene l'autonomia delle singole aree. È un'idea che adesso è ritornata di moda, soltanto che adesso è un po' tardi, come dire, perché una cosa era prendere la strada della moneta unica, un'altra della moneta comune allora, un'altra è prenderla adesso.
comporta uno smantellamento concordato della moneta unica, io francamente non ci credo molto. Essendo un critico della moneta unica, ero convinto che dopo l'unificazione del sistema monetario, o meglio del sistema dei pagamenti, avremmo verificato, vista la disomogeneità delle aree nella moneta unica, degli spread immediati che segnalavano la diversità delle varie aree, che la Germania avrebbe avuto tassi bassi sui prestiti, mentre altri paesi avrebbero avuto tassi molto più elevati. A questo punto il problema per me da spiegare è stato come mai per 8-9 anni non è stato così, è stato l'opposto. La risposta, per andare veloce, è più o meno sempre la stessa: sono arrivati gli Yankee, c'è stata una domanda esterna, si è diffuso una sorta di effetto subprime sotto l'altra forma da noi, no? Che i prestiti. D'altra parte bisogna dire che i capitali, tra virgolette, si sono mossi verso la periferia. La Grecia cresceva molto, la Spagna cresceva molto, l'Irlanda cresceva molto, il Portogallo un po' meno, noi stavamo abbastanza maluccio, un po' più bassi, un po' più veloci della Germania, che non cresceva particolarmente, dentro il suo processo di ristrutturazione. Il sud d'Europa, a parte forse l'Italia, ma l'Italia è un coacervo di cose diverse, andava abbastanza bene. Addirittura la Spagna e l'Irlanda avevano avanzi significativi di bilancio pubblico. Questo tipo di mondo, di universo, non è un mondo del Sud Europa compatto, perché il Sud Europa dopo la crisi è diventato non solo importatore netto dalla Germania, ha avuto anche delle crisi di bilancio pubblico, che sono crisi di bilancio privato trasformato in bilancio pubblico. Ma chi crede che esista un blocco compatto del Sud Europa ha la piccola difficoltà che deve mettere insieme questi paesi solo unificati dalla propria similitudine nella bilancia corrente. I quattro modelli, i cinque modelli sono gli stessi. Allora un euro del Sud Europa avrebbe gli stessi limiti, un piccolo dell'altra, con l'Italia magari al posto della Germania, o la Francia al posto della Germania se stesse dentro. Quindi di nuovo non è il semplice cambio nella politica del cambio a essere significativo, c'è anche la dimensione strutturale. La domanda chiedeva se la crisi europea e italiana deriva dagli squilibri commerciali dell'euro, si deve risalire a prima e ad altro. Si deve risalire a prima e ad altro. Io sono critico del progetto della moneta unica, ma la crisi in Europa è stata una crisi che è arrivata dall'esterno, è una crisi che è arrivata dagli Stati Uniti. Attraverso quali canali? Attraverso il canale finanziarizzazione dell'economia europea, come dice Joseph Halevy, persino più accentuata della finanziarizzazione americana, immediatamente ha colpito l'Europa quella crisi dal punto di vista finanziario, e le banche tedesche, addirittura del piccolo, medie imprese tedesche del Mittelstand. È una crisi che è arrivata attraverso il crollo della domanda americana, non subito, perché all'inizio sembrava che la Germania e l'Italia andassero bene, se ne sono accorti. La crisi in Europa è arrivata in primavera del 2008, la banca centrale se ne è accorta a settembre-ottobre dopo Lehman Brothers, perché se no non si capisce perché nell'agosto del 2008 abbia aumentato il tasso di interesse al 4,2%, perché aumentavano i prezzi delle merci, non per i salari ma per le materie prime. Però il punto chiave è che crolla la domanda negli Stati Uniti, di fronte anche ai leader della sinistra che parlavano del state tranquilli, c'è il delinking, noi adesso esportiamo nei BRIC. Joseph Halevy, io ne ho fatto una caricatura che si è rivelata credibile: casca la domanda degli Stati Uniti in Cina, la Cina produce quasi tutto all'interno ormai, no? Macchine sofisticate, autovetture di alta qualità, le compra dal Giappone e dalla Germania a seconda dei tassi di cambio.
Ma a questo punto la Cina allora domanda meno mezzi di produzione tedeschi, meno macchine tedesche, la Germania domanda meno dalla sua fornitura italiana. L'Europa a questo punto, e la Germania e l'Italia, per i importatori, vanno in crisi. Allora c'era chi fantasticava di una crisi del debito pubblico che si sarebbe tradotta poi in una crisi esterna o le due integrate. Il discorso che Josef Halevi e io facevamo era: beh, ma a questo punto, se la crisi dovesse partire dall'Europa, non partirebbe da noi, partirebbe dalla Spagna. Guarda che invece il meccanismo ci si rivolterà contro, ma attraverso l'importazione della crisi americana. Perché quando la crisi in Europa è crisi finanziaria e crisi dei paesi esportatori, nel frattempo sono esplose le bolle immobiliari in Spagna e in Irlanda, ma anche in parte in Inghilterra. Quindi casca la domanda interna all'Europa, l'Europa va giù. Purtroppo la crisi globale ed europea non è stata grave a sufficienza, è stata breve, è stata molto grave, mi correggo, ma è stata breve. Sostanzialmente ci sono stati 6 mesi di terrore, da Lehman Brothers al marzo del 2009, ci ha salvato non la manovra di Obama, ma la manovra di investimento cinese. Obama di stimolo reale ne ha fatto poco, ha salvato sostanzialmente la finanza. Si sono visti i green shots of recovery, i boccioli di ripresa. A questo punto il keynesismo volgare, disavanzo e banca centrale di ultima istanza, è stato bloccato. Si sono tirati i remi in barca e si è detto: beh, adesso dobbiamo andare sull'austerità. Ma in questo annetto di politiche vi segnalo che la Germania ha fatto politiche fiscali keynesiane, discrezionali, di disavanzo intelligente, e difatti il loro disavanzo, il loro debito è aumentato, il loro debito è aumentato per quei disavanzi. Hanno fatto un'intelligente politica di riduzione dell'orario di lavoro. La Francia ha fatto politiche mirate sui settori. C'è stato un keynesismo non solo da stabilizzatori automatici. L'Italia ha avuto solo gli stabilizzatori automatici. Questi altri paesi hanno avuto politiche discrezionali. A un certo punto è arrivata la cultura dell'austerità. Il colpo finale lo hanno dato Merkozy, mi pare che li chiamano, Merkel e Sarkozy, che a Deauville a un certo punto hanno detto, nel mezzo di una crisi, stava partendo credo la crisi greca, ma non è detto che tutti poi alla fine ci riescano a stare nell'euro. L'euro è stato costruito sull'idea che era una cosa non... Quindi, come dire, si è inserita l'idea che era possibile il crollo, insomma, lo smantellamento almeno parziale dell'area dell'euro. Il problema Grecia è stato il problema di un effetto domino, perché quello che ha fatto partire dall'interno dell'Europa poi la seconda fase della crisi, quella nasce non tanto da un cattivo policy mix, ma da un disegno istituzionale sbagliato dell'Europa, dove non c'è un'autentica banca centrale, dietro la banca centrale non c'è un governo e così via. La crisi del mercato dei titoli pubblici in Grecia, dunque la crisi della Grecia, ha portato alla crisi irlandese, si sapeva, la crisi irlandese ha portato alla crisi portoghese, si sapeva, dopo c'era la crisi spagnola e italiana. L'idea era: salta, quando arriva la Spagna ci sarà un po' di tempo e arriva l'Italia. L'Italia è saltata subito invece, perché i mercati, giustamente, le agenzie di rating non hanno più scommesso, ma secondo me avevano assolutamente ragione nel loro discorso economico. Dopodiché bisognerebbe tenere conto di due cose, e mi fermo su questo perché il discorso sarebbe lungo. Il primo è che in ogni momento dato è facile individuare le contraddizioni esistenti nell'area dell'euro. È un calabrone che non doveva volare. Ci si chiede come abbia volato. Queste non sono parole mie, sono parole di Mario Draghi. Lo sanno pure loro. Come mai? Se io faccio il gioco degli economisti critici, dico: ah, ma queste cose non funzionano. In ogni momento dato
qualsiasi misura di risposta alla crisi si è rivelata troppo tardi, troppo poco. Dopodiché è vero che Draghi nel 2012, con la forza incantatrice delle parole, è riuscito a bloccare una tendenza alla dissoluzione. Quel tipo di politica può reggere? No. Il tipo di manovre che lui aveva in mente, la proposta, l'OMT si chiama, no? Outright Monetary Transaction, è qualcosa che, se venisse messa in pratica con la clausola di condizionalità, immediatamente esploderebbe. Io quello che dico è semplicemente che la crisi è lo strumento di trasformazione dell'area dell'euro. Nell'area dell'euro c'è un investimento politico molto forte, non lo dico io, lo dice Mario Draghi, che per me è un investimento di classi dirigenti, classi imprenditoriali e classi finanziarie, che è trasversale all'Europa. Io non amo più parlare di Francia, Germania e così via, perché la Merkel si è fatta licenziare due della Bundesbank, cioè si sono dimessi in realtà, è quasi la stessa cosa, dalla banca centrale, quindi ha sostenuto, poi io non sto dicendo che stiamo facendo delle cose buone, sto dicendo che lo tengono davvero in vita, per quanto non lo so, comincio a temere che il nostro problema sia non tanto quello di immaginarci sulla carta di cosa sarebbe l'uscita, ma di come vivere in questo mondo dove è sempre più difficile vivere. E sì, direi l'altra cosa che volevo dire, non la ricordo, ma questa, a questo punto, è una fortuna. Quindi passiamo alla loro.